lunedì 04 giugno 2012. Siamo al Trino, una veduta sul Trino, ma siamo venuti qua per fare poi un'inquadratura sul Paraggio. Da questo punto tutti hanno fotografato il Paraggio, anche noi. Questa volta vogliamo vedere come resta il Paraggio in filmato. Questa è la zona del Trino, lo veglia con grande traffico ed eccolo giù il Paraggio. Posto bellissimo, fotografatissimo, ma filmati pochi. Ecco il Paraggio in queste immagini, dopo tante fotografie, un po' di film. Si intravedono le logge di Santa Chiara, la cima del Paraggio, dove andremo anche, e tutta la zona circostante, scendendo giù fino alla zona di Borgo Cappuccini e del Trino. Paraggio, meravigliosamente bello. Ed ecco la scalinata che porta nel giardino della mia cliente, dove oggi dovrei fare dei lavori. Sono sempre lavori a sorpresa, perché lei una ne pensa e 100 me ne fa fare. Questo è l'arancio meraviglioso che tutti gli anni, portandolo bene, dà dei frutti succosissimi, buoni, e ne mangio anch'io comunque. Un angolo del giardino della mia cliente con la statuina ancora coperta per preservarla dalle temperature, dalle piogge invernali, è una bella fioritura di una bella pianta di agriotti. Sapete tutti cosa sono agriotti, devo urlare perché qua il traffico è intenso. Agriotti che sono quasi maturi e li assaggeremo chiaramente. Un albero piccolo che lo teniamo sotto controllo senza farlo crescere troppo, però i suoi frutti li dà e noi ne approfittiamo. Traffico terribile. Bellissime, in fioritura, con il solito traffico dell'Oreja. Un nespolo che sta caricando di frutti, io tutti gli anni le mangio e devo dire che sono veramente buone. È un frutto strano il nespolo, d'origine sembra giapponese. Un arbusto di rosa che sta però lentamente spetalando. Col primo caldo sicuramente resteranno quasi senza più. Logicamente non può mancare l'orticello casalingo, stiamo vedendo fagiolini, laggiù ci sono cipolline, lattuga, insalatine, e lassù in cima vediamo adesso delle trombette, la classica trombetta di Albenga. Sempre in giardino della mia cliente, all'ombra di un grande albero d'olivo che potiamo regolarmente, ma lui regolarmente giustamente ricresce. Limoni, non manchino i limoni in tutte le case, in tutte le villette della nostra città. Un frutto utile in casa per la cucina e per altre situazioni, ricco di vitamina C. Un melograno in fiore, un altro frutto stranissimo che è abbastanza presente nei giardini e negli orti dei nostri amici di Imperia. Fiori rossi diventeranno frutti se tutto va bene.